Buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo video. Siamo a Piazza Armerina, sto continuando il mio giro della Sicilia. In realtà era nato come giro della Sardegna, poi ho fatto tutto il nord Italia, il centro, e poi mi sono spostato qui in Sicilia. Ora sono praticamente quasi a metà strada. Ci siamo lasciati ieri con il video del drone di questa bellissima città. Poi stamattina alle 6:50 mi vengono a bussare. Per chiunque fa questa vita sa che essere svegliati la mattina tramite un rumore che ti bussano sicuramente ti mette in allarme, perché potrebbero essere tantissime cose, anche perché chi è che ti bussa alle 6:50 della mattina? Così, prima di chiedere chi è, apro poco poco la finestra e mi trovo un ombrellone a fianco al VAR. Mi guardo in giro e c'erano tutti i signori che montavano un mercato. Praticamente ero nel parcheggio, io il cartello non so se c'era o non l'ho visto. Comunque in questo parcheggio il giovedì c'è il mercato. Quindi questo signore giustamente mi ha bussato per farmi spostare. Quindi tutto un po' rintronato, in mutande, mi sposto di 5-10 metri e fortunatamente mi riaddormento come un sasso fino ad ora. Mi sono svegliato un po' più tardi del previsto perché questa notte sarò di turno, cioè attaccherò alle 10:30 e staccherò alle 6:30 di mattina. Quindi per resistere un pochino al sonno mi sono svegliato più tardi. Ora ne approfitto perché tra l'altro avevo il frigo vuoto per andare a fare la spesa e sdebitarmi con questo signore che poverino forse avrà perso anche mezz'ora perché gli ho occupato il posto, però io non lo sapevo. Oh, buongiorno. Com'è? Sta a posto. Mi chiesa che non mi sono ricordato che il giovedì qua c'è il mercato, se no te l'avrei detto. Ma infatti io ho detto, guarda, c'ho un amico che fa il carabiniere, ma non mi ha detto niente, ha No, detto, ma sicuramente si sarà scordato. infatti Ma non no, non mi era un so problema, proprio. perché eccola, in mutande ho fatto quel pezzo e mi sono ributtato dal letto. Era quel signore Davvero. là, sì. Infatti mi sono trovato un ombrellone a fianco e lui. Sì. No, devo andare là perché ho paura che se si. Lo lavi qua o lo lavi fuori poi quando andrai. In che senso? Dico, lo lavi oggi qua oppure lo lavi fuori? Perché tanto dovrebbe piovere, No, penso. infatti un po' si è tolta, il problema è che si è tipo infangato. Un dito adesso. Il mitico cane che vedo sempre, Nei video. che ho visto la prima volta da Alfa. Ci sei tu, Carne alla brace. Vabbè, l'osso, le patate al forno, vedi come fai. Vai. Vabbè, va, dico. No. Devo cambiare scheda. Ma tu come fai? Cioè, le conservi tutte oppure cancelli No, poi? cancello. Cioè, le avrei conservate, ma troppo spazio perché faccio troppi Vabbè, ma una video. volta che monti il video poi non ti serve tenere tutte le, magari le. Il video montato su YouTube in sé per No, anche sé. perché il video ti farei ricordare anche di tanti Dritto, momenti e rivedendolo riproverò le stesse emozioni, quindi per quello sono certo. stracontento di sta cosa. Certo. Risciacquo il numero 4, cioè non penso, non lo so, col sapone vuoi fare, come lo fa tu? Boh, Tu metti lavaggio ad alta pressione, ti dà l'acqua col sapone, quindi te lo insapona tutto. Se fai solo risciacquo è il getto proprio l'acqua forte, quindi. Lavaggio con acqua addolcita e detergente, forse è meglio questa. La Emma mi ha accompagnato a pulire il van perché effettivamente è in condizioni indecenti. Però non mi sta prendendo la lancia e io metto i gettoni. Aspetta, manco la carta te lo chiedo. Luca, che sta un piacere di vedere. Buona fortuna, ci sentiamo voi Instagram e tutto quanto. Fammi poi sapere come va aggiorniamo. tutto, sì. Sì. No, fammi sapere pure quando Sì, arrivi, sì, sì, vai. sì, sì. Allora, eccoci qua. Anche Manuel l'ho salutato. Un momento abbastanza, tra virgolette, triste perché ci vediamo veramente poco. Ci conosciamo, da come vi ho detto ieri, da tanti anni, ma è nato da subito un bel rapporto, anche perché ci siamo sempre trovati più che altro per la passione per le forze dell'ordine. Però poi la vita ha preso strade differenti e sono contento di questo qui, perché alla fine, come dicevamo prima, era destino che andasse così e che in realtà ci incontrassimo oggi. Quindi avrò anche un bellissimo ricordo di questo posto. Poi lo andrò a trovare perché ora lui si trasferirà, lo andrò a trovare in Nord Italia. Malinconia naturalmente, perché dispiace sempre salutare un amico. Ma sono strafelice per lui perché questo è uno dei periodi migliori per
e più felice della sua vita, ma soprattutto perché, come ho già detto anche nel video di ieri, la passione che ho avuto per l'arma è l'unica cosa che mi porterò come rimpianto per sempre, perché ho superato ormai l'età avendo 26 anni e per uno come me è veramente frustrante, perché cerco sempre di fare tutto quanto e capisci che ogni cosa ha una possibilità, mentre questo tipo di esperienze a un certo punto capisci che è una cosa che non potrai mai fare, qualsiasi cosa accada. Però spero che un giorno magari i numeri del canale siano talmente grandi da permettermi di poter fare dei video con l'arma e poter vivere l'esperienza di carabinieri o dell'esercito in prima persona per un po' di tempo, in modo tale che possa dire almeno di aver vissuto questo sogno. Pensiamo al qui e ora, cioè che sto viaggiando e sto comunque facendo una cosa che mi piace veramente tanto e mi appassiona, quindi ci spariamo questi 40 minuti e 35 km verso Caltagirone con obiettivo poi di fine giornata di Ragusa. Sarò penso almeno un paio di giorni a Ragusa perché c'è un po' da vedere, vediamo un attimo comunque anche in base al tempo, perché stanotte sono di notte come vi ho detto e quindi se scarico le batterie e non riesco a ricaricarle purtroppo dovrò spostarmi. Devo anche assolutamente ricaricare l'acqua perché ieri ho fatto l'ultima doccia con gli ultimi sgoccioli e ora non ho neanche l'acqua per lavarmi i denti, quindi spero che riuscirò a trovare una fontana o qualcosa lungo la strada. Comunque vi lascio un po' di strada, a dopo! Un secondo a Caltagirone perché ho visto che c'era una fontanella, così con la scusa ricarico l'acqua, che è la cosa più importante per me, anche perché stasera non potrei farmi la doccia, non potrei cucinare né nulla. Sto un attimo pensando a questo punto forse di saltare Caltagirone perché, come vedete dal cielo, c'è un acquazzone in arrivo e quindi vedersi una città così piccola con l'acqua non è proprio piacevole. Tra l'altro sta cominciando anche a fare freddo, infatti stanotte non avendo comunque coperte pesanti mi sono dovuto anche vestire. Ho parlato, mi sono rifugiato in van perché ha fatto un bel diluvio, infatti ha bagnato tutto, fortunatamente però il tubo si reggeva, quindi l'acqua l'ho caricata, sì, infatti quello è lo scarico, vuol dire che ora il serbatoio è pieno. Un altro pensiero me lo sono tolto, ora il problema è solo mettere il tubo bagnato nel gavone, ma non abbiamo scelta. Niente, sì, confermo, a questo punto me ne vado a Ragusa, cerco di trovare un buon posto e magari se il tempo migliora mi faccio un bel giro lì, altrimenti mi metto di dare video, che tra l'altro sono veramente tanto in ritardo perché mi sono preso una settimana di riposo lì a Umari e non ho editato nulla, anche se comunque sono perfettamente in tempo perché mi ero portato avanti le settimane precedenti e avevo editato veramente tanti video, però ora devo assolutamente ricominciare. Quindi niente, devo capire un attimo quanto dista Ragusa da qui, ma mi sa che è un pochino. 57 minuti, quindi arriverò alle 5.13 e magari riesco a farmi anche un bel giro in città e anche forse se riesco qualche bel video col drone se non piove. Niente, quindi mi rimetto in viaggio e ci vediamo a Ragusa. Beh, come immaginavo, diluvio universale, quindi ne ho approfittato, sono a Ragusa, ho trovato un centro commerciale, che non è bello perché è molto piccolo, e l'idea ora mi faccio un giro, compro qualcosa per stanotte e niente, poi mi metterò a lavorare in van, forse direttamente da qui se non chiude, ora vediamo un attimo, perché sta facendo veramente tanta acqua e non è il caso di muoversi, tanto ho anche domani e in teoria anche sabato perché vorrei rimanere un po' di più, che ho dei contatti qui, vediamo se riuscirò a fare qualcosa. Piove tanto quindi mi devo fare una bella corsa. Ah, un bel centro commerciale, rettifico. Poi non so perché a me mi mettono di buon umore i centri commerciali, mi ricordano un po' a casa.
sapete, la classica serata quando piove, non sai che fare, ti metti nel centro commerciale, poi vai a cena. Comunque, quando ti cominciano a piacere questo tipo di serate, secondo me stai diventando vecchio. Qui a Ragusa ci sono anche dei parenti di mio nonno e quindi stasera li passerò a trovare. Allora, eccomi di nuovo in van. Come vi ho detto, ho cenato con dei parenti dei miei genitori. Sono in realtà loro cugini, quindi sarebbero miei cugini di quarto grado. Questo perché mio nonno è nato qui a Ragusa. Infatti io ho origini sia siciliane che pugliesi, perché mia nonna da parte di madre è pugliese, mentre da parte di mio padre sono invece di Roma. Quindi in realtà una piccola parte di me è sia siciliana che pugliese. Ho preparato tutta la postazione. Ora comincio a lavorare, mi faccio queste 8 ore di lavoro. La prima notte è sempre la più difficile, spero che non mi verrà sonno. In ogni caso mi sono attrezzato con caffè, tè e via dicendo. Poi, dato che domani mi sveglierò comunque nel pomeriggio, le altre notti saranno più facili, anche perché ne ho altre 3. Quindi o mi abituo o mi abituo. Noi ci vediamo a questo punto alla prossima pausa o direttamente a questa mattina alle 6:30. A dopo! Buongiorno a tutti, come vedete dal cielo, tempo molto molto brutto, lo ripeto perché magari qualcuno vede questo video per la prima volta e non sa chi sono, io viaggio e vivo in van perché lavoro in smart working, quindi dal van ho tutta l'attrezzatura e riesco quindi a gestire il lavoro e il viaggio. Sono a Ragusa, il programma di oggi è di andare a visitare la città sperando che non tiri giù un bel acquazzone, ma nel caso mi sono attrezzato con l'ombrello. Ho trovato un parcheggio dietro alla questura di Ragusa, che in teoria sembra abbastanza tranquilla anche perché è pieno di altri camper. E ora voglio dedicare tutto il pomeriggio alla visita di questa città. In realtà di Ragusa ne esistono 3, o meglio, esiste Ragusa di Marina, che è la parte sul mare, Ragusa e Ragusa Ibla, che è la parte più antica e è arroccata su una collina. Dovrò farmi una bella scampagnata a piedi perché qui i parcheggi non è facile trovarli, ma le gambe e le forze non ci mancano. Prima tappa, Duomo di San Giorgio, che è appunto a Ragusa Ibla. Non so se sia la giornata di pioggia o in generale, ma questa città è veramente tanto silenziosa. Però molto molto bella.